Gay Sports. It's in the gay. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Siamo qua finalmente con FIFA 23 e siamo alla nuova carriera che porteremo quest'anno dopo il successo della carriera col Venezia, perché così possiamo parlarlo. Abbiamo preso il Venezia dai meandri dello schifo, l'abbiamo portato fino sul tetto d'Europa, ci abbiamo messo 6 mesi buoni, ma ne è valsa la pena. E questa volta, invece che far partire la carriera a marzo, che non avrebbe senso, la facciamo partire adesso a ottobre. Che squadra sceglieremo? Non lo so. Non so che squadra sceglieremo. In realtà avevo pensato di prendere Bradford e portarlo dalla Serie D alla Serie inglese, alla Premier, insomma, e tentare sempre di andare sul tetto d'Europa. Poi, all'ultimo, ad agosto, è uscita questa news che la Serie B sarebbe tornata su FIFA e allora, dato che c'è la Serie B con tutte le squadre con licenza, ho detto, che cazzo, non la famo? Quindi per questo FIFA 23 il nostro impegno sarà prendere una squadra dalla serie cadetta e portarla esattamente come abbiamo fatto con Venezia sul tetto d'Europa. C'è una novità, che tutti i giocatori che lo scorso episodio sono stati protagonisti della nostra carriera, in realtà non solo la scorsa ma anche le passate, perché già la scorsa ci eravamo portati alcuni giocatori dietro, adesso continueremo su questo passo, perché noi l'anno scorso ragazzi abbiamo portato Gennaro Letizia da FIFA 16, Bogdan Seric da FIFA 18, Alexandre e Danny Williams del Viaggio, poi abbiamo portato Justin Scouten, Javier Gil da FIFA 21, Serkan Kara da FIFA 20 e poi si sono aggiunti Alessandro Ricci, Alessandro Duarte, Joshua Ojomo e Suleiman Amponsa, che sono i giocatori della primavera che abbiamo trovato nella carriera scorsa, e ci riporteremo su FIFA 23 e torneranno nelle loro rispettive squadre. Ovviamente la squadra sarà scelta dalla sorte. Abbiamo una Wheel of Fortune che girerà, la gireremo insieme e vedremo che squadra ci toccherà. Non vincerà la prima squadra che esce, ma bensì vincerà l'ultima che rimane, ovviamente, perché sennò dov'è il divertimento? Quindi ragazzi, questa, come potete vedere davanti a voi, è la ruota della fortuna. Adesso andremo a girarla e chi uscirà sarà eliminato. Vediamo un po'. Il primo ad uscire sarà secondo me il Frosinone. Esatto, niente Frosinone. Andiamo avanti. Oh, niente Perugia o niente Pisa, niente Perugia. Fuori anche gli Umbri. Terzo giro, fuori secondo me il Cittadella. Esatto. Quarto giro, fuori il Brescia. E adesso ne approfitto per dirvi una cosa, perché so che me lo state chiedendo. Adri, ma mancano 4 squadre. Manca il Venezia, manca il Genoa, manca il Cagliari e manca il Benevento. La cosa è fatta volutamente, per un motivo. Il Benevento l'abbiamo già portato su FIFA 18, quindi non avrebbe senso rifare un'altra carriera, seppur sia una squadra che mi piace tantissimo. Se no non l'avrei scelta per fare tutta una serie di video su FIFA 18, però a questo punto non avrebbe senso riportarla, capito? Mentre Venezia, Genoa e Cagliari non voglio prendere squadre retrocesse della Serie A, sarebbe troppo semplice, sarebbero troppo favorite e quindi non voglio farlo. Oltre al fatto che per il Venezia possiamo anche far valere lo stesso discorso del Benevento. Quindi torniamo a dove eravamo. Altro giro, è stato fatto fuori il Brescia, fuori la Regina, quindi niente Jeremy Menes. Altro giro, qua andrà fuori il Modena secondo me, esattamente così, fuori i Canarini. Però comunque come squadra emiliana rimane il Parma. E fuori Cosenza o Palermo? Fuori il Palermo. Di nulla, stava per uscire il Cosenza. Fuori gli appena promossi dalla Serie B, loro li avrei usati molto volentieri. E qua va fuori un'altra neopromossa, che è la Sud Tirol. E come neopromossa adesso rimane solo il Como, che puntualmente va fuori adesso, bellissimo. Comunque rimangono 7 concorrenti per un posto e lo lascia il Parma, che comunque non mi dispiace perché era retrocesso l'anno prima, quindi va bene così. Rimangono 6 posti. Adesso è il turno del Bari andare fuori. Sì, ultimi 5 posti per la mia carriera. Se lo giocano Ascoli, Cosenza, Pisa, Spal e Ternana.
2 all'inizio e 3 alla fine dell'ordine alfabetico. Tutte le squadre centrali sono uscite. E mi sa che andrà fuori l'Ascoli, quindi niente bianco-neri. Rimangono i toscani, i calabresi, un'altra squadra umbra, pensate Perugia e Terni, tutte e due le squadre che sono in Serie B, e i romagnoli della Spal, che puntualmente usciranno adesso. Cosenza, Ternana e Pisa. Dovesse vincere il Cosenza sarebbe atroce, perché è una squadra veramente di rating bassissimo. Vediamo. Addio Cosenza, sì. Addio Cosenza. Rimangono il Pisa e la Ternana a questo punto, ragazzi. Spero veramente che vinca il Pisa. E vince il Pisa! Vince il Pisa, ragazzi. Dai, vabbè, da via Regino. Vivo a Roma, ma questo è un dettaglio. Prendere il Pisa non mi fa assolutamente fatica. Anzi, all'inizio era proprio la squadra che avevo una mezza idea per cui tifavo vincesse questo sorteggio, e ci è riuscita. Quindi useremo il Pisa, ragazzi. E tra l'altro non ho ancora visto nessuno fare carriera col Pisa. Ed eccoci qua finalmente, ragazzi, su FIFA 23. Iniziamo una nuova carriera col Pisa. E guardate qui, vi faccio vedere un attimo. Sono presenti tutti i giocatori delle carriere passate. Credo che possiamo iniziare. E allora voglio fare una provocazione adesso. Dato che usiamo il Pisa e ci sono gli allenatori veri, perché non usare Allegri Livornese come allenatore del Pisa? Dai, facciamolo. Serie A Team: Limone Inzaghi, Massimiliano Allegri, Stefano Pioli, Ivan Juric, Andrea Sutil. Vabbè che non gli assomiglia per niente. Credo che di Real Face ci sia solo nessuno. Pioli, ragazzi, non gli somiglia per niente. Vabbè, voi lo vedete tagliato perché c'è la face cam, però gli assomiglia per nulla. Forse quello che gli assomiglia di più è Sutil, ma comunque dai. Massimiliano Allegri cambia outfit, anche se in realtà questo è quello che Allegri di solito porta in panchina. Però la camicia rosa, sì. La giacca col logo del club. E perché non c'è la cravatta, brutti stronzi? Ah, eccola, ok. La cravatta gialla, così, senza senso. Calzini gialli, che tanto non si vedono. E di scarpe gli mettiamo... no, vabbè, delle scarpine sportive rosa, non troppo belle. Ok, andiamo avanti. E ovviamente, come detto, andremo a scegliere il Pisa. Abbiamo 5 milioni di budget. Ovviamente lo aumenteremo, tranquilli. Faremo come la carriera scorsa, 10 milioni di aumento. Poiché se hanno soldi per ingaggiare Allegri, hanno anche soldi per fare un pochino più di mercato. Anche perché sennò Allegri va via. Per quanto riguarda la facecam, lo so che nella carriera col Venezia c'era il logo del Venezia e tutto quanto. Essendo una cosa così improvvisata, nata dal giorno alla notte, non ho potuto fare il layout del Pisa, ma prometto che dal prossimo episodio ci sarà tutto. Allora, lo stadio lo andremo a scegliere con la ruota della fortuna, sperando che non capitino gli stadietti tipo sti qui delle femmine. L'Olympic è quello con più capienza. Io punto al Sanderson Park. Comunque noi andremo con la ruota della fortuna. Vabbè, ragazzi, sarà lunghissimo, quindi accelero le operazioni. Ok, ragazzi, siamo rimasti con 5 stadi e purtroppo gli ultimi due che sono usciti erano i più grandi, ovvero l'Odromo e lo Stadio Olympic, che erano quelli che vanno oltre 50.000 posti. È rimasto un campo da calcio femminile, che è l'Ottigan Park, tipo a 4.000 posti, 3 medi e uno medio grande, che è il Sanderson Park. Io a questo punto spero che capiti proprio questo. Vediamo come va. Esce il Kart Lane, ok, ci sta, benissimo. Ne rimangono 4. Fuori l'Ottigan Park, sì, fuori lo stadietto. A questo punto punto al Sanderson Park, ragazzi. Esce molto Rod, benissimo. E quindi chi rimane sarà lo stadio del Pisa, sarà l'Europark, ragazzi. Peccato, volevo il Sanderson Park, ma mannaggia, sarà l'Europark. Minchia, che stadietto, porca puttana, dove giocheremo il primo anno? E lo rinominiamo Europorco. Brutto come stadio, però purtroppo era una challenge, e quindi va accettata così.
Minchia, non c'è tribuna, non c'è un cazzo. Anche qua, ragazzi, ruota della fortuna per il colore dello stadio. Solo che qua il primo che esce vince, perché sono troppi colori. 28 più 73, capirete voi. Però adesso mi tocca scriverli tutti, è quello il problema. Ok, dopo tipo un quarto d'ora li ho scritti tutti. Vediamo chi esce. Vediamo se ha un colore singolo o un colore doppio. Spero solo non esca predefinito. E esce il grigio. Colore singolo. Speravo andasse meglio, ragazzi. Speravo andasse molto meglio. Però beh, pensiamo positivo. Dalla prossima stagione il grigio escluso. Colore seggiolini, vabbè, sono 28. Sarà un po' più semplice la cosa. Allora, io personalmente punto o al blu intenso o all'uva. Ma tanto sarò sfigatissimo. Dai, vabbè, viola. Viola lo accetto, viola lo accetto. Va bene, dai. Ed eccolo qua, dai, ci può stare. Ok, siamo arrivati allo stile delle linee del campo. E io punto, ragazzi, a questi ultimi due. Campo con linee da football e campo senza linee. Vediamo cosa ne esce. Uscirà cerchi a scacchi? Sì, beh, dai. E questo qua, boh, vabbè, era già selezionato, ci sta. Praticamente stanno importando sulla carriera allenatore tutto ciò che c'era su foto una volta, perché anzi in realtà c'è ancora, però aggiornano qualche colore e l'anno dopo lo trovate sulla carriera. Comunque, linee verdi, tosto. Non capisco perché mi prenda sempre le cose all'inizio del catalogo. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Passiamo, ragazzi, adesso al colore del campo. Ok, andiamo. Verde oliva. Incredibile come gli piace sempre prendere i primi della lista. Passiamo alle reti. Minchia, 48 colori. Dai, adesso sii clemente, eh. Fammi divertire. Questi, mannaggia, mi ci è voluta una vita per scriverli. Shuffle e via. Colore singolo, doppio, triplo. Metà rosso, metà bianco verticale. Beh, poteva andare peggio. Vediamo in quanti secondi lo trovo. Eccolo qua. Beh, dai. Ok, adesso la forma sarà rettangolare. Ok. Esagonale o a quadri. Vediamo chi esce. Ok, uscirà a quadri. Perfetto. Ok, il nostro stadietto, consideriamolo pronto e andiamo avanti. Campione 4 minuti, euro, competizione attivo. Vediamo come sono i gruppi. Sì, sono quelli. Mercato attivo, offerte nazionali di lavoro. Ok, elastico. Cambio di proprietà, dai, 10 milioni, come detto. E riparte la Serie B. Eccola qua, la conferenza stampa di Allegri al Pisa. Bellissimo. Bellissimo. 1.500.000 con Sampdoria, Schalke 04, Salernitana, Cremonese, Brentford, Southampton e Colonia. Praticamente una Coppa Italia questa, perché 4 italiane su 8. Oh, è tutto diverso. Cazzarola. Allora, rosa, vediamo chi abbiamo. Mamma mia, mi piace già male. Beh, non siamo messi neanche così di merda. Cioè, poteva andare molto peggio. A parte il fatto che non abbiamo centrocampisti, il che non è una cosa buona. Ci sarà sicuramente Bomber Torregrossa davanti, che comunque ha già 30 anni, non per dire. E dobbiamo attuare qualche mossa di mercato sicura. Io intanto punterei a riprendere. Vediamo quanto ce lo mettono, perché bisogna anche vedere quello. Vabbè, come cazzo faccio a prendere la Toro Martinez? Questo Gao cinese va tenuto d'occhio. COCCC potenziale 74-94. Va tenuto d'occhio. Piano di crescita. A farlo CC quanto ci vuole? 4 settimane. Bene, potrebbe essere golosissimo. E lo facciamo lavorare come dinamo. Comunque, trasferimenti. Quanto me lo fai pagare Javier Gil? 4 milioni. Beh, non male. Però 4 milioni per lui potrebbero essere buoni. E poi investire su un portiere e magari qualche esterno. 3-5 li vuoi? 3-6, va bene, pagato anche di meno, promessa. Vuole turnover, va bene, tenete il turnover. 5 anni, va bene. Guadagna 1100, boh, ti do 6.000, vai. Li vuoi? A posto. Eccolo qua, che arriva la presentazione. Beh, bellissime queste cazzine nuovissime di FIFA 23, con gli altri giocatori che lo accolgono.
piacere, noi ci conosciamo già in realtà. L'unico problema è che a differenza di altri attaccanti che abbiamo avuto queste carriere, lui non è proprio altissimo, il colpo di testa non è il suo forte, però ci si può lavorare. Nuovo giocatore pisese, che poi per la Serie B ragazzi è un giocatore perfetto. Numero di maglia 13, no. Lui c'aveva il 70 e il 70 si va a riprendere. Abbiamo 33 giocatori in rosa e sicuramente qualcuno va venduto. Questo De Vitis, via. Cohen, via. Mastinu, via. Idrissa Touré, via. Rus, via. E per ora rimaniamo così, ma sicuramente qualcun altro se ne andrà. E io ragazzi ci riproverei con Basunu come portiere dal Southampton, che l'abbiamo già avuto nella carriera scorsa e mi è piaciuto alquanto. Ripunto a Moukoko un'altra volta e punto anche Antonio Silva del Benfica. E come piccola riserva metto Savio, attaccante destro del PSV, che però è in prestito, quindi va tenuto d'occhio. Partiamo da Basunu. Io vado con 3 milioni. 3,5. Wow. Wow. Ok, va bene. Tranquilli. Importante, perché sicuramente giocherà. 5 anni, perché tanto ne ha 20. Va benissimo, chiede lui l'ingaggio. Meglio di così non si può. E allora via. Ecco qua, Basunu che torna sotto le nostre grinfie. Vabbè dai, sempre la stessa cazzina. A pieni voti, nuovo trofeo guadagnato, grazie. Allora, Moukoko, il suo valore è 3,5 e posso tranquillamente offrirli. 2,5 più Calabresi, che è un difensore centrale, va bene così. Possiamo puntare a Silva, perfetto. Moukoko sta per rinascere la leggenda, vuole essere importante, va bene. 5 anni, va bene. 7,000, dai. Fateli bastare. Perfetto. Moukoko ritorna prepotentemente. Dopo l'avventura a Venezia, che in realtà l'abbiamo portato a essere un 83-84, ritorna sotto il nostro controllo e gli abbiamo dato Calabresi, va bene. I soldi ci servono per Antonio Silva. Qua ti offro 3-3. 3-4. Mi sono sbagliato, va bene. Non battono ciglio. Importante, accetta e... 5 anni? Sì. Chiedevi lo stipendio. Meglio di così. Cosa vuoi? Avanti. E anche Antonio Silva firma per il Pisa. Come ultimo giocatore, ragazzi, punterei ad Abdul Fatawu Ishakaku. Non so come si pronunci. Ha una clausola rescissoria di 6 milioni. Ma confido che con 2 milioni e mezzo possiamo farcela. Possiamo farlo giocare anche con me alla destra. 580.000 più Sibili. Beh, Sibili non ci serve. Allora, anche lui dentro. Abbiamo tantissimo di budget e trasferimenti, ragazzi. Gli diamo 5 anni. Va bene, chiede lui lo stipendio, meglio di così. A questo punto vado a dare un'occhiata anche agli svincolati. C'è un Ochoa interessantissimo. C'è anche un Vasilic interessantissimo come portiere. C'è Denayer, che comunque ha 27 anni, ragazzi. Anche questo Antuna potrebbe essere buono. E lo aggiungo ai preferiti. E lo aggiungo insieme a questo Carlos Rodriguez. Ho tutti messicani, svincolati, incredibile. Hanno tolto il campionato, sono tutti disoccupati. E prendo anche questo Alexis Vega, che è interessantissimo, 24 anni, giovanissimo. Che listone. Allora, Ochoa e Vasilic più o meno sono uguali. A questo punto rimuovo Ochoa perché Vasilic ha 3 anni meno. Cruciale, sì. Dai, 2 anni fateli però. Chiede lui lo stipendio, perfetto. Mi ha preso un buonissimo portiere, pagato 0. Ottimo affare, lo so. La valutazione 80. Perfetto, poi per la Serie B c'è il top. Denayer, cruciale, ovvio. 4 anni gli dai? Sì, gli dai 4 anni a Denayer. 12,000. Perfetto. Anche lui, il Rastaman. Allora io punterei intanto Alexis Vega. Dovremmo farcela, cruciale. 4 anni. No, va bene così? Va bene, ok. Per gli altri due c'è da aspettare il torneo estivo, ragazzi. C'è da guadagnare un pochino di più. Rimangono Antuna e Carlos Rodriguez, due messicani. Allora, intanto abbiamo Silva, che può andare al posto di Hermansson. Vega beh, alla sinistra qui. Denayer, Vasilic in porta, va al posto di Nicolas. Ma tanto Basunu poi crescerà. Ok, per ora questa è la formazione, ma sicuramente ci sarà qualche modifica. A questo punto vorrei mandare Gilly in prestito, perché avrebbe senso adesso. Moukoko, maglia assolutamente numero 9. A Vega va bene il 24, piano di crescita, ruolo
a di quanto ci vuole. 2 settimane, a posto. È tuo. Denier il 3 è perfetto. Beruato Vasilic 17. 32 a Vasilic. A Basun un 13 gli dici, dai. Vabbè ragazzi, ma non si possono skippare gli allenamenti, davvero. Dai, no, che palle. Hermansson per 1 e 3. Va bene. Gil in prestito. Diritto di riscatto? No. Niente diritto di riscatto. Prestito per un anno, va bene. Pagano il 60% loro, va bene. Cohen via. Livieri via. Ok, qualcuno se n'è andato, ceduto. Hermansson, perfetto. Prestato Gil per 12 mesi. Ok, sono sempre disponibili. Allora andiamo con Antuna. 24 anni esterno destro, 4 anni di contratto. 8.000, va bene. Eccone un altro che si aggrega alla rosa. Ottimo affare, appunto. Come ci vede Adri, come ci vede. E Carlos Rodriguez a questo punto. Sperando che i soldi mi bastino, eh. Cruciale direi. 4 anni nei 24, non rompere i coglioni. Non era caso la decisoria. Te ne do, guarda, te ne do 14.600. A posto, finito i soldi, ma la rosa, quelli che volevo li ho presi tutti. Non posso lamentarmi. Praticamente è il Messico B questa squadra. Antuna ragazzi è un 75 con 91 di velocità. Ma è perfetto. È perfetto. Rodriguez è un COC. E a questo punto posso togliere Gusher. Gusher come minchia si chiama. Mette lui COC e vaffanculo. 4-3-3 offensivo. Nagy è un CDC, quindi va via. Però aspetta, potrei farlo diventare CC con gli allenamenti. Vieni qua amore che ti cambio. Vieni, vieni, ti cambio il pannolino. CC 5 settimane, perfetto. Antuna lo muoviamo ad attaccante destro 2 settimane. E gli diamo l'equilibrato perché non saprei veramente cosa fare. Ok, direi che siamo a posto, possiamo andare avanti. Più che altro mi mancano le tattiche, ecco. Ripiega, manovra veloce, inserimenti offensivi, molti giocatori in area. Il capitano sarà Beruato, l'ex Juve, così a caso. Rigorista Torre Grossa per forza. C'è qualcun altro che ci lascia al Pogonzettino. Vabbè, per 240.000, dai, pessimo affare, dai, non ci credo. De Vitis per 710.000, va bene. Touré, 24 anni, va bene. Ancora gente che vuole Drissa Touré. Il Benevento lo vuole. Sì, però non posso pupparmi l'allenamento tutto il mese, ragazzi, cioè fate qualcosa. Un altro in partenza. De Vitis è nato a Basilea. Ceduto anche Drissa Touré che si arriva in Turchia. Mastino per 830.000, COCCC. Vai. Oh, finalmente si gioca. Simuliamo la prima partita contro la Cremonese, vediamo come va. 0-0, bellissimo. Grandi, si comincia bene. Altra amichevole contro il Colonia. Ce la portiamo a casa 3-1, Torre Grossa, Vega e Brugio. Bruco, chiamatelo come volete, 3-1, vamos. Altro giocatore in partenza. Se ne va Mastino. Giochiamo la partita contro la Salernitana. Oh, ciao. Come stai? 3-0, Vega, Torre Grossa e Beruato. Espulso Rodriguez. Però un gol solo subito in 3 partite con Vasilic in porta. Chef Kiss proprio. Coppa internazionale europea, 7 punti. No, è finito qua. Ok, va bene. Ok, va, ok, posto. Abbiamo vinto il torneo? Sì, abbiamo vinto il torneo. Ok. Resoconto mensile sulla primavera. Questo AO va tenuto sempre d'occhio, mi raccomando. Ok, vabbè, noi adesso arriviamo fino alla prima di campionato, la giochiamo e ci salutiamo. Ragazzi, abbiamo 5 milioni di budget trasferimenti. Magari un colpo last minute potremmo anche farlo. La prima è con la Regina, dovrebbe essere una partita abbastanza agevole, mo l'ho detto. Nicolas per 310.000 euro il portiere. Va bene, vai. Ed eccolo che se ne va. Pulito. Tanto abbiamo Basuno e Vasilic. Conferenza stampa. Ho fiducia nella squadra. Possiamo puntare la promozione. Deve giocare per tornare in forma Rodriguez. Vabbè, ma perché non ha giocato bene il precampionato, gli state a rompere i coglioni. Certi giocatori hanno ragione però, Vabbè, gestione squadra. Possiamo andare in campo così. Magari ecco Caracciolo al posto di Barba. Vediamo che maglia abbiamo perché non ci ho mica dato un'occhiata. Ah, solo così. Non c'è la terza maglia. Ah, pregati. Speriamo magari ci sia in un aggiornamento futuro. Comunque attenzione a Jeremy Menez davanti, a Joe Lobby, a Hernani, a Gagliolo. Va bene, già qua potrebbe essere una premonizione quello che si è visto. E iniziamo la prima di Serie B. Però che bellino il pallone, sembra quello della Champions. Rodriguez, Torre Grossa,
Brucio, 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 bruco, come cazzo si chiama Torre Grossa? La palla rimane lì. C'è un fallo in attacco di Torre Grossa, grande. Brucio, bruco, dentro per Rodriguez, la palla rimane di Rodriguez. E il primo gol del Pisa è di quello che è stato criticato tutta la settimana, Carlos Rodriguez. Zittisce così il popolo nero-azzurro. Il primo gol in campionato è del trequartista messicano. Però ragazzi, vedo un gameplay simil FIFA 22, Vasilic, grande. Esteves, c'è Carlos Rodriguez! Carlos Rodriguez is on fire! Il 2-0 del Pisa! Ancora il messicano che di testa svetta sulla difesa dei calabresi e mette dentro il 2-0. Esteves va al cross per la rovesciata! La rovesciata di Ernesto Torregrossa! Il 3-0 del Pisa! Che fa la stessa esultanza del suo compagno. Che senso c'ha? Come l'ha messa! Come l'ha messa Ernesto Torregrossa! Che io gli ho comprato due attaccanti. Ho speso 7 milioni per due attaccanti. Per Guile Mukoko. E Torregrossa dice no. 3-0 dopo mezz'ora, proprio uccisa la regina. È regolare Torregrossa? È regolare Torregrossa? Torregrossa! Il 4-0 del Pisa, ragazzi. Ma che squadra ha creato? Basta con questa esultanza. Basta, ti prego. Doppietta di Torregrossa, doppietta di Carlos Rodriguez. Finisce qua il primo tempo. 4-0 Pisa. E allora, dato che la partita è vinta, io voglio fare un tuffo nel passato e rimettere Mukoko. E facciamo entrare anche Silva per Denayer. Denayer, ragazzi, è giovane, ha 27 anni e quindi nel top della sua carriera. Però se riusciamo a farlo rifiatare, schifo non fa. Bruco, Rodriguez, Mukoko, 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 facci sognare, Youssoufa. Calcio d'angolo. Eravamo vicini alla Marcordo, come cazzo si battono. Beh, si battono da schifo proprio. Calcio di rigore. Beh, l'ho battuto di merda, ma mi sono guadagnato il rigore. Ci va, Youssoufa. Boh, dove devo tirare? Ok, va bene, va bene. Va bene, Youssoufa. Va bene, 5-0. Mukoko, Amarcord. Si torna al passato, ragazzi. Ho paura dei rigori. Io ho paurissima. Come si battono? Vabbè, un rigore che non avrebbe mai preso. Però, cazzo si battono, ragazzi. Ricci Santander, Nagi. Nagi no. Nagi no. No, no, Esteves, cosa mi combini? Peccato, avevamo la porta inviolata. Adesso non ce l'avremo più. Va Hernani. Non ci credo. Non ci voglio credere. L'aveva quasi presa. Dotti va il cross, Vasilic. Che papera, ragazzi. Che papera, gol di Santander, l'ex Bologna. Vabbè che la partita non mi pare a rischio. C'è 5-2 al 61esimo. Gelobi dentro, Santander fuori gioco. Ma come non ha fischiato? Mukoko. Rodriguez, bello, bello per Bruco, che se lo merita il gol, Bruco. Ragazzi, Bruco il gol se lo merita. 6-2 per il Pisa. Pare una partita di foot. Mi dispiace per quei due gol presi, soprattutto il secondo, che papera assurda. Ricci. Santander. Calcio d'angolo. Tanto si possono fare 5 cambi, è vero. Tramoni per Vega. Metto Morutan e metto Tobasunu per gli ultimi minuti, a caso, così. Hernani, Maier, Santander. Ti sei subito dimostrato all'altezza, eh. Grande, grande, sul primo palo. Bravissimo Basuno. 6-3, boh. Partita che era tipo tranquillissima. Ricci, no, no, no. Grande Basuno, una parata, incredibile. Si è vista una parata, più che altro
non è che anche l'altro portiere abbia parato tantissimo. Però 91 minuti per vedere una parata. Che culo. Via, va bene 6-3. 9 gol nella prima partita. Attacco che funziona, difesa che va un po' rivista. Quando è uscito De Nayer è stato proprio il casino più totale. E questo, boh, mi fa molto riflettere. Però primi 3 punti in campionato più 3 di... Però vabbè ragazzi, primi 3 punti in campionato e andiamo avanti. E qua ragazzi adesso assistiamo all'ultimo giorno di mercato e poi ci salutiamo, che giocheremo con l'Ascoli la prossima. Avanza di un'ora. Gucci in prestito. Ma un panchinaro d'oro. Spiazza. Vediamo chi riusciamo a comprare last minute. Abbiamo praticamente 6 milioni di budget. Ma se io andassi a trattare Miretti? Fabio Miretti, 19 anni, offro 5 e mezzo. Non battono ciglio, cruciale. 5 anni e 19 e niente clausola. Chiedevi lo stipendio, nuovi bonus. No, 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 ciccio. Ascolta allora. 10.000 li vuoi? No. No, ragazzi. Il problema è che venendo dalla Juve guadagna troppo. Skriniar, ragazzi, al Liverpool per 73 milioni. Mamma mia. È Barba per 2 milioni, vaffanculo però. A parte non te lo darei perché è titolare. Potremmo provarci con Giorgio Scalvini, che è un difensore centrale. Ti do 3 e mezzo. Perfetto. Importante, ok. 5 anni, sì. Accetta. Chiede lui, va bene. Ok, non era proprio quello che mi aspettassi come ultimo acquisto, però ci può stare. Numero 50 Scalvini, a caso. A questo punto, dato che il numero 1 si è liberato, lo diamo a Basunu. Si può considerare finito qui il mercato. Staff primavera, chi posso ingaggiare? Questo spagnolo. Lo mandiamo in Spagna, 3 mesi. E sono i soldi che abbiamo. Ok, prossima partita ragazzi la giocheremo contro l'Ascoli, come mi ricordo esattamente. La giocheremo in casa, sarà la prima partita tra le mura amiche e io vi saluto. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima. Da Adri è tutto, un bacione, ci vediamo alla prossima.